Yes. The bass drop. The groove. At the concert. Il mio primo sport quando ero bambino è stato nuoto. Ho fatto nuoto per 9 anni e dopo nuoto diciamo che c'erano anni anche in cui facevo all'anno 2 sport. Ad esempio c'erano anni in cui facevo basket e calcio, magari anni in cui facevo breakdance e basket, così. E, cioè, ho fatto molti sport nella vita, tra il karate, appunto basket, calcio e ballo. Perché è importante lo sport? Perché sei sempre in forma. E hai molto fiato ed è una cosa che ti mette energia. Sei sano se fai sport. Lo sport mi piace, competizione, perché mi confronto con gli altri e imparo sia dai miei errori che anche dagli errori altrui. Ancora Cicciarini, 4 secondi per andare al tiro. Attenzione, break. Siamo in zona sua. E va! 28 Dinamo, 24 Montegranaro. Il processo sportivo si costruisce molto lentamente e ci vuole molto impegno. Ho la fame di vincere. Tanto il traguardo, ma l'impegno che si dà per fare quella cosa. Sport impara ad essere leale, perché se bari si annulla tutto. Lo sport ci aiuta a riconoscere la sconfitta e anche a riconoscere il valore dell'avversario. Lo sport fino all'ultimo minuto vinci, però allora all'ultimo secondo arriva qualcosa e boh, perdi. E questo ci insegna che nella vita le cose si potrebbero ribaltare. Ci sono delle partite, anzi io chiamerei partitone, dove decidono che ti capiteranno soltanto una volta nella vita. E queste partite decideranno ora o mai più. E questo ti fa innervosire un sacco, però ti fa crescere e diventare anche più maturi. Lo sport possiamo essere sconfitti così come nella vita. E cioè, praticamente ci resta solo una cosa da fare. Alzai la testa e rimettici in cammino! Grazie di primo! Li faccio anch'io, signore. Clyde, tieni il conto. Chiamami quando hanno finito. Spirito di squadra è molto importante, ci insegna che è meglio giocare per l'insieme e non per la propria gloria. Imparo ad essere in gruppo e non essere solo io. Nello sport si impara anche il rispetto per i propri compagni e anche per gli avversari. Abbiamo bisogno in questa vita di collaborare con gli altri. Abbiamo bisogno anche di persone che credono in noi. E ora rialzo sui pedali all'inizio dello strappo, mentre un pugno di avversari si è piantato in mezzo al gruppo. Perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita, devi sempre un po' lottare. Mi rialzo sui pedali con il sole sulla faccia e mi tiro sugli occhiali al traguardo della tappa. Ma quando scendo dal sellino sento la malinconia un elefante magrolino che scriveva poesie solo per te, solo